Ciao a tutti, hi everyone, and welcome to my YouTube channel e benvenuti sul mio canale YouTube. Today I would like to share with you my first short practice session. Oggi vorrei condividere con voi la prima lezione di pratica, diciamo, la prima sessione di pratica breve. It will be dedicated to page 1 and 2 of my book Arpeggios in a Box. Sarà dedicata alla pagina 1 e 2 del libro Arpeggios in a Box. The book is in English and Italian because we don't need to read anything in this book. We got just diagrams with arpeggios. Il libro va bene per gli italiani e per gli inglesi e per chi parla inglese perché in realtà non abbiamo niente di scritto. Nel book si trovano dei diagrammi come questo, come questi, per poter praticare gli arpeggi e impararli a memoria. In the book you will find diagrams like these to use to learn arpeggios in a box, within 5 frets, within 5 frets. Quindi studieremo gli arpeggi in un box dentro 5 tasti. Vorrei iniziare con pagina 1 e 2. I will begin with page 1 and 2. And we are going to work on major 7 arpeggios e inizieremo a lavorare con gli arpeggi major 7. Semplicemente con un metronomo vi consiglio prima di studiarli lentamente per conoscerli a memoria e poi suoneremo di seguito tutte le posizioni, dalla posizione 1 alla posizione 12, perché per ogni tipologia di arpeggio si troveranno sempre 12 posizioni nel libro. Quindi I would like to translate this to English, in English. In the book you will find 12 positions for each kind of arpeggio and we will start with page 1 and 2 and I highly suggest to learn arpeggios first by heart. So play them slowly, looking at the book. But after a while, try to memorize them and play them together with me, with the metronome that I will use now, without reading, without looking at the book. Quindi dicevo, imparare a memoria le posizioni e poi cercare di suonarle insieme a me. Naturalmente all'inizio può essere, importante fare con calma questo passaggio, imparare bene le posizioni, ma il punto d'arrivo minimo, diciamo, è riuscire a suonare insieme a me queste posizioni. In maniera da poter dire che gli arpeggi dell'accordo major 7 in questo caso li conoscete. So, minimum level we want to reach is to be able to play these chords by heart without looking at the book, just to say that we know these positions which are very important to play, to improvise on chords because we are going to focus our attention on chordal tones only playing these arpeggios. So I will try to play them for you. Proverò a suonarli per voi adesso con il metronomo. If I don't play some notes or some notes are wrong, I don't care because I don't want to edit these videos too much. So it's something really to share ideas. Okay, so we start with page 1 and 2. Iniziamo con pagina 1 e 2, non correggerò gli errori e quindi spero di suonarli tutti giusti, con molto relax. Thank you.
Of course, now in the book you will find degrees for each note, but it's important to learn names for each note, of course, and being aware of in which key we are. So, for example, if I play these arpeggios in the box from the 5th fret, I am playing A major 7 position 1, B flat major 7 position 2, B major 7 position 3, C major 7 position 4, and so on. I'm going up chromatically. Dicevo che è importante conoscere l'accordo, il nome dell'accordo che stiamo suonando e anche le note che compongono ogni accordo. Se per esempio parto dal tasto numero 5, la posizione numero 1 sarà un La major 7, la posizione numero 2 è un Si bemolle major 7, la posizione numero 3 è un Si major 7, 4 è un Do major 7 e così avanti, e sto suonando praticamente gli arpeggi salendo cromaticamente. È importante praticare questo esercizio in diversi box, ovviamente, perché se lo pratico solo dal 5° tasto conoscerò molto bene le 12 tonalità in questa posizione, però per ogni tonalità conoscerò solo un tipo di diteggiatura. Invece muovendo il box in altri punti, ovviamente le posizioni saranno le stesse ma attribuite a diverse tonalità. It's really important to move the box in other positions on guitar. So if I practice, for example, for a while from the 5th fret, it's okay, I will learn positions connected with some particular keys. While if I start moving them after a while, when I know the positions, I suggest to wait for a little, and then I move to other positions, it's possible to learn the same fingerings but connected to other keys. And this is very important on guitar, because on the other hand we will just learn some positions for that key, okay, while we need to know as more position as possible. Very well. So this is the first small practice session that I want to share with you. We are practicing arpeggios in a box using the book that you can find the link in the description. È la prima sessione di pratica connessa ai libri che faccio un po' per i miei studenti del conservatorio, ma per chiunque fosse interessato. Trovate il link al libro nella descrizione. Ok, see you next short practice session. Ci vediamo alla prossima lezione, la prossima sessione di pratica assieme. Ciao.